Amici di Motori Rosa, benvenuti ad un'altra edizione speciale di TG Rosa, perché è proprio speciale perché oggi parliamo delle 10 regole d'oro della sicurezza stradale. Nell'ambito della campagna mondiale per la sicurezza stradale FIA, quindi l'Action for Road Safety, ACI e ovviamente noi ci associamo e vi invitiamo, cari automobilisti, ad assumere in prima persona un ruolo attivo nella lotta all'incidentalità, sottoscrivendo online al sito di ACI, che è www.aci.it, l'impegno a rispettare le 10 regole d'oro della sicurezza stradale. Quali sono queste 10 regole d'oro? Sembrano banali, ma sono davvero importanti e ci possono salvare la vita. Partiamo con la prima. Allacciare le cinture di sicurezza, quindi appena saliamo in macchina deve essere automatico la prima cosa allacciare la cintura. 2. Rispettare il codice della strada, ovvero prestare attenzione ai cartelli stradali, che insomma hanno un senso e a volte non fermarsi a uno stop può essere fatale. 3. Rispettare i limiti di velocità, anche questo è molto importante perché i limiti appunto ci possono salvare la vita. Controllare la pressione dei pneumatici. Anche questa è un'operazione che soprattutto noi donne, mi ci metto anch'io in primis, molte volte trascuriamo, ma il pneumatico è il primo punto di contatto con l'asfalto. In caso di frenata, di situazioni di aquaplaning, insomma di un terriccio difficile, ci può salvare la vita se è un buon pneumatico, ma soprattutto se ben gonfiato. 5. Non guidare dopo aver bevuto o comunque sotto l'effetto di droghe. Ci si sente dei leoni a volte, ma sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcolici la realtà non è quella che appare e quindi l'incidente è davvero dietro l'angolo. Per i nostri figli invece utilizziamo il seggiolino, sempre i seggiolini che rispettano le norme CE e sempre conformi all'età del bambino e allacciamolo sempre. 7. Direi che forse questa siamo un po' più tutti tentati a non a infrangere questa regola, che è quella di non telefonare e non inviare messaggi. Insomma, effettivamente è vero, ci capita di prendere improvvisamente il telefono, vorrei rispondere a una telefonata o guardare un messaggio e a volte veramente una piccola distrazione può essere fatale, proprio così strisci a fianco al marciapiede e non sai perché. 8. Fermarsi quando si è stanchi. Ci sono le piazzole di sosta nelle autostrade, gli autogrill, fermarsi, prendere un caffè, se si è proprio distrutti, fermarsi in qualche hotel o comunque in un posto per riposarsi finché non si ricaricano le energie. Mentre per gli appassionati delle due ruote il consiglio che do è quello di indossare il casco, una legge santa secondo me che ha salvato molte vite. Ancora oggi qualcuno gode del vento nei capelli, è una bella sensazione, ma il casco davvero ci può permettere di continuare ad andare in moto molto a lungo. E direi che l'ultima regola, forse la più importante, viviamo in un momento storico in cui c'è tanto stress e la gente non sopporta più niente, ed allora rispettare il prossimo ed alterarsi direi che è già un buon approccio per condividere insieme agli altri queste regole e insomma salvarci la nostra vita e soprattutto anche quella degli altri, perché se non rispettiamo queste regole rischiamo anche di fare dei danni alle altre persone. Per oggi con TG in Rosa è tutto, quindi rispettate le 10 regole d'oro della sicurezza stradale. Io vi do invece, per quanto riguarda Motori in Rosa, l'appuntamento alla prossima edizione di TG in Rosa. Grazie.